Un lavoro delicato da eseguire con la massima attenzione e professionalità dalla Moveco di Carraia. L'intervento di rimozione del tetto in amianto del mercato del Carmine interessa una superficie di 600 metri quadrati per complessive 9 tonnellate di materiale da smaltire. Le fibre di Eternit verranno imballate con materiali di nylon secondo le procedure previste per operare in tutta sicurezza, portato a terra per poi essere diretto a smaltimento. I lavori stanno proseguendo secondo programma, anche se alcuni passaggi hanno richiesto più tempo del previsto per agire con cautela e nella massima sicurezza. In questo momento il personale della Moveco sta rimuovendo l'amianto sopra il mercato del Carmine. È stata eseguita una prima procedura di incapsulamento, poi ora mentre stanno rimuovendo continuano a incapsulare prima della sigillatura del pacco. Il pacco stesso, una volta sigillato, sarà calato a terra e posto in area di stoccaggio. Gli operatori in questo momento sono in totale sicurezza perché sono protetti da un sottoponte interno e da una parapettatura esterna perimetrale ed inoltre hanno, per una maggiore sicurezza, hanno dei dispositivi retrattili anticaduto a cui sono agganciati con imbracatura di sicurezza onde evitare scivolamenti e camminano su un tavolato predisposto per rendere più sicuri. Verranno inoltre smontate le lastre che costituiscono la copertura e gli assi in legno del controsoffitto entrati in contatto con l'Eternit. Durante e a conclusione dell'intervento di smontaggio saranno eseguiti campionamenti dell'area per accertare e garantire la massima sicurezza durante e dopo le operazioni. La prossima settimana inizierà il consolidamento della struttura, a cui seguiranno gli interventi concordati con la sovrintendenza per la copertura del tetto con materiali coibentati a doppia lastra dello spessore di 8 cm e di colore grigio scuro nella parte superiore e grigio chiaro in quella sottostante.